Ben ritrovati a Quarta di Copertina, la rubrica di Obiettivo News che parla di editoria in tutte le sue forme. Oggi parleremo di arte e di come l'arte ci può far stare meglio. Lo faremo con un'esperta, con la critica d'arte Carla Bertone, che è già stata ospite della nostra trasmissione parlando di mostre e artisti e cataloghi d'arte. Oggi parleremo con lei di guarire con l'arte, come migliorare il proprio benessere visitando i musei. Libreria Editrice Psiche, che verrà presentato il 23 marzo alle 18.30 nella Sala delle Rose di Via Belfiore 61, angolo Via Michelangelo a Torino. Ve lo ricorderò ancora, intanto segnatevi questo appuntamento da non perdere. Carla, intanto quando uno parla di libro d'arte, pensa a un volume grosso, imponente, che può magari anche fare soggezione. Invece qui abbiamo un volume pratico, una scelta editoriale molto particolare, molto leggera. Perché questa scelta così insolita? Beh, ben trovate tutti, ciao Deborah. Beh, intanto quando il mio editore mi ha proposto di scegliere il formato del libro, mi ha proposto subito un volume d'arte dicendo che le immagini avevano bisogno di una dimensione importante, di ampio respiro, ma io volevo fare un libro per tutti, che fosse comodo, che fosse un po' come i nostri device personali, cioè ormai a portata di mano, di tasca, di borsa e quant'altro, e che potesse contenere dei contenuti fruibili nell'immediatezza. E quindi ho scelto il più piccolo dei formati, quello della poesia, quello dei piccoli racconti, perché fosse un qualcosa di piccolino, di piacevole, di facilmente fruibile, ed è per questo che abbiamo fatto questa scelta. C'è una cosa strana già sulla copertina, una cosa che incuriosisce, Art for Life, e sembra un ideogramma giapponese. Lo stesso ideogramma lo ritroviamo all'interno, sulle pagine. Di cosa si tratta? Perché questa scelta così curiosa? Ma è stata una richiesta, un suggerimento del mio editore, di Giovanni Bertello, che dicendomi che il libro conteneva molte immagini, sarebbe stato preferibile scegliere un mio logo, un qualcosa che mi identificasse, anche perché ci si augura che si possa andare avanti con questo progetto, di questo tipo di collana dedicata all'arte, ma dedicata a tutti, alla vita, l'arte per la vita. Per cui, pensando a un simbolo che potesse rappresentare i concetti dell'arte, ho scelto questi due kanji giapponesi, questi due simboli dell'alfabeto giapponese, che rappresentano uno la bellezza e l'altro il fare artistico. Insieme sono le belle arti, ma le belle arti intese come la intendono loro, come una filosofia di vita, una ricerca di spiritualità, di armonia. E quando si raggiunge la bellezza insieme alla spiritualità e all'armonia, è arte. Ecco, prima di addentrarci in quelli che sono i contenuti del libro, che ci porteranno veramente dalla religione alla salute, alla scienza, alla storia, ti faccio ancora una domanda formale. Le immagini sono molto particolari, sembrano opere d'arte digitali e in realtà lo sono, perché sono il frutto di un grande artista che salutiamo, che è Ilia Rincerti. Esatto. Come nasce questa collaborazione? Ma allora, Ilia Rincerti rientra di diritto in questo libro in quanto fa parte di tutta una serie di eventi che ci hanno poi portato alla realizzazione dello stesso. Cioè è tutto un percorso che è stato fatto nella storia dell'arte proprio a livello di cura. Lui aveva già da sempre scelto questo come focus della sua arte, aveva già sempre partecipato a laboratori con ragazzi disabili, con handicap, cercando di far capire quella che è la sua arte. Poi è stato trascinato da me in una serie di avventure di cui non racconto perché sono presenti nel libro stesso, e quindi poi quando si è trattato di metterlo insieme, lui si è offerto anche di illustrarlo. E quindi insieme anche alla grafica, che è Chiara Borda, si è scelta una linea editoriale con queste immagini a tutta pagina che seguono un po' l'andamento del testo del libro. Anche la copertina rappresenta un po' quello che è il contenuto del libro, perché nella parte alta c'è un rifacimento da parte di Ilia Rincerti di una parte, di una porzione, di un'opera di Lefebvre
che è la Vittoria, e sotto la bellezza rappresentata dal rifacimento della Ninfea di Manet. E quindi alla fine la bellezza vince, ed è questo il concetto del libro. Ecco, andiamo un po' più all'interno sia di quella che è la tua vita di critica d'arte, sia di quello che è un po' il tuo impegno sociale, perché tu questo libro lo hai fatto prendendo anche spunto dai frutti di una preziosa collaborazione, che è quella con gli Angeli di Ninfa, di cui, se non sbaglio, troviamo anche alcune immagini. Sì, assolutamente. Questi ragazzi hanno delle situazioni particolari, diciamo di quale tipo di associazione si tratta e in quale modo la tua arte, tua intesa come allestimenti, proposte, diventa importante per queste persone? Beh, intanto io ho scelto su 11 capitoli di dedicare ben 2 capitoli all'autismo. Uno all'autismo che viene sicuramente aiutato dall'arte, e l'altro agli Angeli di Ninfa, i colori del cuore, che è il progetto che ho realizzato insieme agli Angeli di Ninfa, che è un'associazione ODV, cioè organizzazione di volontariato di Carmagnola, vicino a Torino. Questi ragazzi hanno diversi tipi di manifestazioni, cioè sono sintomatologie nello spettro dell'autismo, e facevano già, prima di entrare in contatto con me, dei laboratori di arte e terapia, con una maestra d'opera, dipingendo, colorando. Mi ero stupita molto della varietà di tecniche che loro utilizzassero, mosaico, collage, cartapesta, fumetti e quant'altro, quindi erano già dei laboratori molto approfonditi. Ma una volta che sono entrata in contatto con loro, chiamata così per presentare una loro mostra di questi manufatti, è scoccato il lockdown, purtroppo c'è stata la chiusura, che per loro era un momento veramente deleterio, triste, con già molte difficoltà comunicative loro, personali, dovute alla malattia. Sicuramente si doveva trovare una soluzione. Quindi ho pensato a questo artista che da anni appunto collabora con me proprio per quanto riguarda l'arte come cura, che si è offerto di donare loro una serie di opere. I ragazzi, a contatto con l'opera diretta, con l'opera frontale, hanno scatenato delle emozioni. Queste emozioni hanno portato dei cambiamenti in loro. Chi tremava è riuscito poi a colorare rimanendo nei bordi, nei contorni. Chi aveva uno spazio vitale inviolabile è riuscito ad avvicinarsi agli altri e a comunicare. Chi guardava soltanto i propri piedi con uno stato di chiusura, con le braccia lungo il corpo, finalmente racconta se stesso. Questi per me sono stati dei cambiamenti enormi, dovuti al fatto che loro hanno potuto confrontarsi con l'arte, ma non solo, esporre i loro lavori in contemporanea e in piena inclusione, in un progetto che è stato poi sposato dal Comune di Carignano, e in una mostra che credo in Italia non sia mai stata fatta, con un artista internazionale insieme ai ragazzi, senza distinzioni. Questo ha portato a delle emozioni enormi, ai colori del cuore che sono scaturiti pienamente, e soprattutto ad una lettura che poi è quella che racconta il libro, di un'arte che provoca dei cambiamenti e delle guarigioni. Ecco, guarire con l'arte, ci stai avvicinando sempre più a questi contenuti, ma guarire con l'arte è anche un percorso attraverso i secoli. Attenzione, non è un libro che parla di religioni, è un libro che parla anche di come la sacralità e la cultura dei diversi popoli attraverso i secoli ha vissuto l'arte. Allora, tu dentro al tuo volume parli anche della civiltà egizia, dei sumeri, dell'antichità, per poi piano piano arrivare a come noi, moderni, contemporanei, ormai rivolti all'intelligenza artificiale, continuiamo comunque ad essere affascinati dal potere dell'arte. Portaci un po' a spasso attraverso i secoli con questo tuo libro. Ma il libro sicuramente delinea un excursus che parte dai graffiti nelle caverne fino al metaverso, e parla appunto, come dicevi tu, non tanto di religione, ma parla di spiritualità, parla di sacralità, e questo attraverso gli artisti. Gli artisti sono sempre stati un medium in tutte le civiltà, tra la parte ultraterrena e la parte terrena, tra la spiritualità e la materia. Io li ho definiti come degli Orfei moderni,
che dovevano discendere agli inferi cercando di esorcizzare la propria fragilità, per poi creare attraverso la propria sacralità interiore, attraverso la propria sofferenza, perché creare è una sofferenza, la parola creare stessa vuol dire fare dal nulla, e fare dal nulla è una difficoltà enorme. Creare che cosa? Una sorta di tabernacolo, una sorta di tempio del divino. Quando si entra poi in risonanza con questa divinità e attiviamo la nostra spiritualità, ognuno di noi è fatto di una parte spirituale, di una parte materiale, che è il nostro corpo, abbiamo una guarigione, e questo sempre. C'è sempre un'attività neurale che si attiva, grazie ai neuroni specchi ormai sono stati individuati, e sinteticamente delineo nel libro tre tipi di guarigioni, cioè l'arte rallenta i processi di invecchiamento, porta ad una guarigione importante rispetto a determinate patologie e nell'immediatezza resetta dei valori sanguigni alterati, che non è poco. Quindi i nostri telespettatori si saranno tutti segnati il discorso del rallentare, il progredire degli anni e dell'età, verrai sommersa di richieste, di consigli in questo senso. Io intanto vi ricordo che se volete saperne di più, il 23 marzo il libro verrà presentato a Torino, nella Sala Rose, di via Belfiore 61 alle 18:30, 23 marzo, quindi segnatevelo, perché se volete conoscere qualcosa di più di Guarire con l'arte di Carla Bertone, quella è l'occasione. Intanto facciamolo noi, andiamo un po' più nel dettaglio. Io ho letto in anteprima la bozza e si vanno ad approfondire anche gli stili, le ricerche di alcuni personaggi che proprio con l'arte che cura all'interno proprio di ospedali hanno lavorato. Mi vengono in mente due nomi, Omar Ronda e Antonio Nunziante, ma tu se puoi puoi spaziare anche su altri. Sì, io ho citato gli artisti amici che ho frequentato, di cui ho seguito cataloghi, mostre e quant'altro, e lo stesso Hilaire Incerti ha donato per esempio opere alla Città della Salute di Torino, a reparti di oncoematologia del Sant'Anna e della Regina Margherita, ma anche all'ospedale nuovo Ferrero di Verduno, che è l'ospedale di riferimento su Alba, nell'accoglienza stessa dell'ospedale, cioè appena si arriva. E questo perché? Perché questi artisti hanno deciso di umanizzare, cioè questo termine particolare, il reparto ospedalieri, perché l'arte non solo è un sollievo visivo, non solo è un qualcosa di bello e di gioioso che ti accoglie, quindi non è una mera decorazione, ma perché accorcia i tempi di cura. L'arte è una funzione sociale importante in quanto è collaterale alla cura, oltre al fatto che ne beneficiano anche chi lavora nelle strutture stesse, per cui è stato fatto tutto un lavoro che ho seguito anch'io attraverso questi artisti. Cura visiva, ne abbiamo parlato, mi piace pensare che l'arte sia però anche un ponte tra la fantasia, la bellezza e la natura. E tu a questo hai dedicato anche il tuo segnalibro, su cui c'è una frase che è: l'arte è come uno specchio nel quale possiamo contemplare riflessa la bellezza della natura. Hai curato negli anni anche alcuni allestimenti proprio dedicati ad argomento bucolico, alla natura. Sì. Quanto l'arte copia della natura e quanto la natura è arte? Dunque, c'è un'osmosi diretta, addirittura nelle ultime chiamate alle arti proprio del Papa contemporaneo, di Papa Francesco, c'è una chiamata agli artisti sul fatto che loro siano dei rivoli che portino a un oceano di bellezza, perché la natura venga preservata. La natura, secondo me, è assolutamente uno specchio dell'arte, l'arte è uno specchio della natura, cioè c'è un'osmosi tra queste due realtà, da questi due regni, perché possano confluire a salvare il pianeta stesso. Io volevo leggere un breve pezzettino proprio dedicato a questo del libro stesso. Tutti gli esseri viventi fanno arte. Le api danzano sui fiori con precise coreografie e creano architetture straordinarie con cellette esagonali dal massimo coefficiente energetico. Curioso scoprire che l'esagono è anche la figura piana ricorrente nei cristalli di neve. Gli uccelli cantano melodie da soprano d'opera, i ragni tessono meravigliosi arazzi di seta. Spesso alcune piante creano viticci come la felpe e si avvitano in spirali perfette. La mesesima perfezione appartiene alla conchiglia del nautilo,
La natura ci regala fiori con corolle che si irradiano con simmetria raggiata, dalle forme più originali come i capelli dei funghi, i semi del girasole le cui spirali di posizione si irraggiano intersecandosi. E quando si aggiunge una terza dimensione, si ottiene la sfera, come l'incredibile ed evanescente pappo del Tarassaco. In ogni seme piumato, a paracadute, la sua posizione è radiale. Vi sembra poco artistico tutto questo? E questa non è una straordinaria bellezza? Venerabile, violabile o esacrabile secondo voi? La vocazione del custodire ha una dimensione che semplicemente riguarda tutti noi ed è umana. Il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, l'essere delegati alla custodia del pianeta, fa sì che anche l'arte, a mio parere, sia confacente al compito. Ecco, questa è una parte bellissima e parla di natura. Io invece vorrei portarti a parlare di un artista che tu hai seguito e che con materiali di vario genere ha creato poi le sue opere. Parliamo di Biagio Vellano, poco conosciuto ma molto particolare e che tu hai saputo valorizzare anche in mostre e cataloghi. Le migliaia di quadri appesi alle pareti del mondo sono occhi che guardano dentro di noi. Questi occhi chiedono il dono di noi stessi. Solo così un artista può considerarsi tale. Biagio Vellano raccoglieva rami, pietruzze, il carapace di una, e con questo riusciva a creare un'opera d'arte. Il vero artista comunica con la natura, ha un canale preferenziale con la natura per poter creare tutto questo. Allora, intanto nel creare, ricreare il creato, con un gioco di parole, ma è chiaro il concetto, è la cosa più difficile, perché ciò che noi abbiamo quotidianamente negli occhi è oggettivo e ricrearne una realtà altra è di una difficoltà immensa. Quando gli artisti fanno questo è per omaggiare la natura, proprio come ha fatto Biagio Vellano. Lui prendeva delle stratificazioni di vinyl, di materiali acrilici, di terre, di cose proprio cercate nelle discariche, tipo delle gomma piume, polisteroli e sostanze plastiche che poi bruciava col cannello. Questo l'ha portato anche ad una morte, insomma, abbastanza devastante, con questo modo ha devastato proprio la propria fisicità, ma ne era consapevole. Lui voleva però lasciare questa traccia, far capire ai contemporanei come l'arte amplificasse la bellezza del creato e per questo dovevamo prendercene cura, ritornando al concetto di prima. E molti artisti fanno questo, lo stesso Hilaire Incerti a volte pur deformando il paesaggio al computer, pur sovrascrivendolo con i suoi segni, pur dando dei titoli, per esempio i cieli non sono umani, che sono tutti un ciclo, sono tutto un ciclo di paesaggi creati da lui, vuole assolutamente portare il focus sulla nostra madre terra, sul nostro pianeta. Ecco, c'è secondo te oggi una nuova chiamata all'arte e alla bellezza in un mondo che indeggia sempre di più alla tecnologia, un mondo virtuale? Quanto è importante invece recuperare questo nostro lato sentimentale, se vogliamo anche sensibile, legato alla natura, che è quello che ci rende degli esseri speciali? Allora, per dire che gli antichi avevano già capito tutto, citerei una frase ormai super sdoganata, però in questo caso assolutamente pertinente, che è quella di Fedor Dostoevskij: la bellezza ci salverà, nel suo romanzo L'idiota. La bellezza ci salverà assolutamente, perché presi dall'intelligenza artificiale, ormai pilotati nel pensiero dalle pubblicità che compaiono sugli smartphone, sul computer, ormai dobbiamo mettere la spunta, non sono un robot, ma allo stesso tempo veniamo comunque tritati, catalogati, controllati, pilotati nei nostri acquisti, nelle nostre scelte, in tutto quello che facciamo. L'unica cosa che rimane al mondo è la bellezza. Senza la bellezza non ci sarebbe più nulla da fare, perché il brutto è già stato fatto. Ecco, io vi porto anche un po' a spasso nell'esoterico, nel magico, perché nel libro di Carla Bertone, Guarire con l'arte, come migliorare il proprio benessere visitando musei, librerie e editrici psiche, si parla anche di Gustavo Roll. E vi porto esattamente a Torino, il 15 marzo del 1948, quindi ci siamo più o meno,
Erano le 2 del mattino quando lasciai l'albergo. Ponti fu magnifico al pianoforte e la piccola slava danzò mirabilmente a pieni nudi nel gran salone dell'albergo. C'era un vento gelido quando rincasai. Lungo la strada del ritorno si formò forte in me la convinzione che l'artista conosce intimamente la verità del creato, mentre l'uomo di scienza le si avvicina in modo maldestro. La scelta anche di consultare Roll, da cosa viene? Da un legame particolare con questo personaggio? Ma io ho sempre avuto un legame particolare con questo personaggio, ho amato molto i suoi dipinti. Roll innanzitutto, oltre al lato controverso che la scienza non aveva capito o comunque non era riuscita a dimostrare, qua stiamo parlando anche di anni molto lontani da noi, era un grandissimo artista. I suoi dipinti erano materia viva, quasi, perché non ho potuto verificarlo, si muovevano, cioè lui riusciva a materializzare dei paesaggi piemontesi, dei fiori, cioè delle nature di vita, delle nature morte, in una maniera a parte estemporanea ma molto viva. Ed è un artista che oltre ad aver appunto conosciuto tutte le tecniche dell'arte, aver frequentato lui stesso, Picasso, Chagall, Miró e tanti altri grandi artisti a lui contemporanei, conosceva molto bene la medicina. Addirittura i medici durante operazioni piuttosto importanti lo volevano accanto, perché a parte che era laureato in biologia patologica, ma aveva effettivamente dei doni per cui poteva stare accanto e guidare nei movimenti e nella mente e assecondare, accompagnare, dare forza nell'operazione al chirurgo. Quindi questo personaggio rappresenta una sinergia di quella che è l'arte, di quella che è la cura, e i suoi quadri sono ancora tutt'oggi cura. 23 marzo ore 18:30, Sala delle Rose in via Belfiore 61 a Torino, angolo via Michelangelo, per saperne di più su questo libro meraviglioso di Carla Bertone che ci porta a spasso tra sacralità, arte, storia e anche un po' di mistero, per riscoprire una dimensione artistica che è la tua vita. Tu nasci con un percorso scolastico dedicato proprio all'arte, e è una vocazione o una professione la tua? Entrambe le cose. Nel senso che tutta la mia vita, fin dall'infanzia, è stata attratta dall'arte, non tanto in maniera manuale, ma proprio come studi. Poi sono riuscita sicuramente a realizzare dei progetti importanti, delle mostre. Ho avuto un percorso particolare, avevo una rubrica d'arte, per cui ho preso il patentino da giornalista. Sono entrata nei tribunali come critico d'arte, come consulente del giudice, ho fatto la gallerista, avevo una galleria mia, ho seguito gli artisti in tutte le loro necessità di esposizione, per esempio invece col maestro Annunziante c'è stata un'amicizia, proprio quasi una sinergia per quanto riguarda 2 cataloghi generali e mostre, con l'artista Ilia Rincerti c'è stato e c'è tutt'oggi una grande amicizia, una grande sinergia, ho avuto artisti che mi hanno dedicato dei ritratti, ho avuto un artista che mi ha disegnato quello che poi è diventato una bomboniera di nozze, insomma tutta la mia vita è stato un percorso dell'arte, ma come ho detto non mi sono fermata alla superficie, ma ho compreso quello che poi avevo messo nero su bianco, e se non era per 2 amici io non l'avrei mai pubblicato, perché pensavo che un libro in più al mondo non avrebbe cambiato nulla, invece poi mi sono sentita dire grazie perché ce n'era bisogno. Ma secondo me ogni tassello fa parte di un mosaico che compone tutto il mondo, siamo in fondo gocce in un mare, quindi ogni goccia contribuisce a comporre un oceano, quindi è sempre interessante. In questa tua lunga carriera, alleggeriamo magari un po' i toni così in chiusura, qual è l'artista più particolare che ricordi con curiosità? Ce ne sono stati tanti. Magari quello che realizzava le opere con materiali più insoliti. Perché so che hai spaziato dal ferro al marmo, sì, al materiale riciclato, quindi... Ma
Potrei ricordare un artista che abbiamo seguito entrambe, tu come ufficio stampa, io come mostra, che purtroppo è mancato da pochissimo tempo, e che è un artista che è stato particolarissimo perché usava un materiale che non aveva nulla a che fare con l'arte, se non con l'arte applicata, nel senso con il decoro di facciate, che sto parlando del ferro, e sto parlando di Alberto Bessone, un artista che da battilastra è diventato di una raffinatezza tanto da competere con le opere di Fabergé, e che ha studiato veramente dal Mazzucchelli a tutti i più grandi artisti del ferro di inizio secolo, del Liberty, del Déco, fino ad affinare una tecnica incredibile. Lui con questo ferro riusciva a fare cose straordinarie, fino a sculture a dimensione umana in cui persino i capelli erano realizzati in ferro. Come si dice, l'appetito viene mangiando. Hai in cantiere altre opere, altre ricerche? Si può parlare di una linea di ricerche dedicate all'arte? In cantiere c'è sempre di tutto, ci sono mostre, ci sono altri saggi su cataloghi di artisti moderni contemporanei, e c'è così ingolosita da un suggerimento del mio editore l'idea di realizzare un volume successivo con calma e con lavoro intitolato Crescere con l'arte, con un sottotitolo che si capirà in seguito, in cui portare per mano i bambini a capire che cosa c'è nei musei, ma non che cosa c'è come artisti e come opere, con una specie di glossario per immagini, a leggere quelle che sono le simbologie chiave della storia dell'arte, in modo che loro siano autonomi, che possano correre, scorazzare, perdersi nel museo, ma comunque portare a casa un contenuto. Dove si trova il libro? Perché molti dei nostri ascoltatori magari si staranno chiedendo come procurarsi il volume. Il libro si troverà su internet, su tutte le librerie online, alle piattaforme e presso la libreria editrice Psiche, ordinandolo. Bene, allora non mancate intanto l'appuntamento che vi ricordo del 23 marzo alle 18:30 a Torino, in via Belfiore 61, angolo via Michelangelo, al Salone delle Rose, per parlare di arte, di bellezza, di come la bellezza e l'arte salveranno il mondo. Carla, il tuo impegno più immediato, a parte presentare il libro e portarlo in giro, credo, a svariati eventi, hai qualcos'altro in cantiere, magari anche con gli Angeli di Ninfa? Esatto, il mio impegno più immediato è quello di seguire un percorso sulla pace che gli Angeli di Ninfa hanno messo in cantiere, che si chiama Aquiloni per la Pace. Verranno realizzati dai ragazzi degli Aquiloni, si partirà da Carmagnola, dai comuni limitrofi, e verrà fatto volare di fronte al Palazzo Comunale un aquilone speciale, non deperibile, verrà affisso a retro dell'automobile che partirà per Strasburgo, verrà portato questo messaggio di pace all'Unione, al Palazzo dell'Unione Europea, e insieme a loro ci sarò anch'io col mio libro, che vuol portare un messaggio di bellezza, di pace e di speranza. Questo il 23 maggio. Mentre il mese successivo, sempre intorno a questa data, il libro verrà portato insieme a questo aquilone che ha viaggiato sull'auto con loro di Ilary Incerti in un'udienza privata al Santo Padre. Bene, allora noi auguriamo a Carla Bertone un buon proseguimento della sua tournée di presentazioni e di iniziative legate al libro. Io vi invito a venire a trovarci qui a Quarta di Copertina, a Rivarolo Canavese, per registrare anche voi l'intervista sulla vostra opera editoriale, che può essere dedicata alla musica, all'arte, alla pittura, oppure può trattare di poesia o essere un romanzo. Sono molti gli autori che abbiamo sentito in queste settimane che verranno a trovarci, potete farlo anche voi scrivendo a deborabocchiardo@gmail.com. Io vi ringrazio per averci ascoltati e vi auguro un buon proseguimento di giornata.